Benvenuti a questo video recensione del primo episodio di Akame ga Kill. Qui con me c'è Rumpel. Ciao iscritti immaginari. Iscritto immaginario. Allora, premessa. In questo video ci saranno ovviamente degli spoiler. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo. Quindi, se non avete ancora visto l'episodio, andatevelo a guardare. Anche se, tipo, magari non vi interessa guardarlo, ma in quel caso che cacchio state Datemi guardando sto video, un'occasione. è strano. Guardatelo Se non mi comunque. interessa. Sì, perché il primo episodio è tipo, se tu ti rovini la sorpresa del primo episodio, è molto più brutto. Tutto. Che tra l'altro avete il tempo di venire a vedere i video di questo canale del cacchio e non avete tempo di andare a vedere anche il primo episodio, dai, Grazie, parliamo Rumpel. più facile, lo Vabbè, so, dai, iniziamo. grazie. Iniziamo parlando dei disegni. È tipo la Disegni prima animati, cosa che salta all'occhio, quindi. guarda, secondo me sono abbastanza belli. Non il massimo che si può fare al giorno d'oggi, però. Boh, dipende. È uno stile che hanno deciso di usare. Finché non tornano, diciamo, agli anni 90, per me va bene. Le animazioni sono buone, questo sì, questo è Animazioni? chiaro. Penso di sì. Personalmente non ho un buon occhio per queste cose, non so te, ma. Però uno leggermente migliore io, sono buone. Ok. Vabbè, quindi le animazioni sono buone. Poi, i personaggi sono stati disegnati abbastanza bene. Ho visto che su internet qualcuno si è lamentato di come è stato realizzato Tatsumi. Perché se tu ti vai a rileggere il primo capitolo del manga è diverso. Cioè, di Anche a me capelli. si è lamentato di sto fatto, ho detto è più figo nel manga, gnie No, l'anime è una figa. cavolata perché c'è da considerare anche che chi ha disegnato il manga e chi ha disegnato l'anime al 90% sono disegnatori diversi. Non ho controllato, ma guardando dai disegni è praticamente sicuro. E difficilmente chi disegna il manga, il manga disegna anche l'anime, di solito. Massimo può collaborare un po' all'anime come fa Hiro Mashima o qualche altro. Vabbè, no, perché Akame ga Kill ha un tizio che Disegna e uno che disegna e uno scrive che sceneggiatura. scrive la storia. Quindi è quello che scrive la storia che collabora. Poi, le musiche che si sono sentite. Tu ti ricordi la prima musica che si è sentita, quella col drago di terra? Vagamente. Te l'avevo detto di riguardare l'episodio. Allora, io l'ho sentita quella, però non ho ben capito che genere di musica è. Cioè, perché sai che di solito negli anime mettono una musica o per un determinato personaggio o per un determinato momento? Quella non saprei dire perché cos'è. Potrebbe essere la musica di Tatsumi, però non so. Non credo. Comunque, anche se non ho preso praticamente attenzione alle varie musiche che c'erano nell'episodio, una cosa la posso dire. L'opening è figa. L'opening è da mettere come suonino del cellulare o di quello che volete. Voi Allora, potete dire di l'opening. questo anime che l'opening è bello. Allora, la musica dell'opening è buona. Non mi piacciono tantissimo le immagini, però è un'ottima cosa che non spoilerino praticamente nulla In molti dell'anime. personaggi principali però non spoilerà, quindi perfetto. Ci sono tutti i personaggi principali del gruppo dei Knight Rider Io non e sono a si spoiler. vedono le sagome dei nemici, chiamiamoli così. Però sono solo sagome, quindi non ti spoiler nulla. Appena li vedi capisci che sono loro, ma a quel punto non è più spoiler. Quindi, ok, va bene. Un difetto però che c'ha è che c'è prevalentemente Akame. Cioè, Perché Tatsumi. Akame è nel titolo, Akame è la Lo protagonista, so, adesso no, non non è la conta niente. protagonista, è Tatsumi il protagonista. Lascia. Akame è la protagonista di Akame ga Kill Zero. Qui non capisco perché l'hanno chiamato Akame ga Kill. Effettivamente non so nemmeno che vuol dire Akame ga Kill. Ma tra l'altro, perché hanno chiamato The Legend of Zelda The Legend of Zelda invece di The Legend of Link? Eh? A questo come rispondi? Bella domanda. Beh, penso che sia più o meno lo stesso paragone.
Poi, altre musiche che ci sono state. C'è una musica che non ho più sentito. Hanno fatto 4 episodi finora, ma quella musica si è sentita solo in un momento del primo Musica episodio. speciale, Quella da aspetta. taverna. È presente quando lui viene fregato da Leone Sì. e quindi sta lì e c'è questa Quella musica? sarà, potrebbe essere il tema di Leone, forse, quindi lo rivedremo quando sarà un momento suo, forse. Forse sì. Però già Leone se n'era andata a quel punto, quindi non so, mi sembra strano. Magari è la musica da taverna, però loro non vanno mai in locanda o cose del genere, di solito. Spoiler! Spoiler che non vai locanda. E vabbè, dai, che spoiler. E poi l'abbiamo avvisato che c'era uno spoiler. E questo non è uno spoiler. Poi, tra l'altro, una musica che mi ricordo invece, che le altre non ricordo, ma questa sì, è quando ci sono i Night Ride, la prima apparizione dei Night Ride che parte la musica proprio, oh yeah, Assassin, Dark, la musica figa. Sì, quella è buona e ne partono due di musica a quel punto. Parte prima quella iniziale, che è quella che penso stai dicendo te. E credo sia la musica dei momenti di tensione. Poi parte un'altra musica che non ho ben identificato, però mi piace parecchio. Hai presente quella che è praticamente, diciamo, quasi uguale sempre? Quella con uno strumento. Beh, no, uno strumento solo, però. Non ha uno strumento solo, però c'è prevalentemente quello strumento. Ti è piaciuta quella musica? Sì, Non so, suona. Ha un buon ritmo. Bisogna vedere per cosa la usano. Comunque, la mia musica preferita è stata quella alla fine. Quella quando lo portano via. Rumble? ce l'ho mezza presente quella musica. Anche questa forse me la ricordo un po'. Poi, altre cose. Il doppiaggio come ti è sembrato? Io ti ho già detto che secondo me il doppiaggio è molto buono. Mi Allora, piacciono in particolar modo la voce di Akame e quella di Main. Sono quelle più azzeccate secondo me. Le altre sono buone. Allora, a me sono piaciute tutte le voci. Quella di Akame è molto molto buona. Soprattutto, più che la voce e la doppiatrice essere brava. Perché, diciamo, sa rendere il momento. Poi, la voce di Mini invece non è che mi sia piaciuta tanto. Allora, è diciamo nella media, però è una voce che a primo impatto non mi è piaciuta. Poi mi sono abituato a sentirla. E Ma c'è le da musiche dire da che. tsundere non devono piacere affatto, va a piacere solo dopo. Non No! conosci bene le cose basi delle. No, è buona in teoria come voce, però mi sembra troppo giovane. Non è giovane. Lo so. No, Quindi. vabbè. Ha più o meno l'età di Tatsumi, credo. Hanno più, hanno meno. Poi. Si capisce che noi non siamo professionisti che sanno i nomi dei doppiatori, sanno i nomi delle musiche, sanno come si disegna. Si vede che non siamo professionisti, Siamo vero? due che stiamo facendo un video, Rappel. Non dobbiamo essere professionisti per forza. Video per scritti immaginari, tra l'altro, quindi perfetto. Allora. Possiamo fare quel che cacchio vogliamo, però, tranquilli. C'è una voce però che non gli si può dire nulla. La voce di Brat. Quella è tipo la cosa più adatta del mondo. Come hanno reso Brat nell'anime è tipo fighissimo. Perfetto. Mi dispiace solo che nel primo episodio fa pochissimo e soprattutto parla pochissimo. Si rifarà più avanti. Sì, decisamente, ho già visto gli altri episodi. Poi, doppiaggio cose varie. Parliamo dell'episodio? Adesso? Parliamo della storia, della Diciamo. sceneggiatura. Sì, la fase tecnica è finita, finalmente. Beh, tecnica tra molte Sì, perfetto, virgolette. facciamo levato davanti. Una cosa Ora, la che. sceneggiatura. Ah. La sceneggiatura del primo episodio è perfetta, basta, non La? c'è niente da dire. La sceneggiatura del primo episodio è perfetta, basta, non c'è nulla da dire, finito. È Hanno tolto le perfetta. parti È dove non ci estremamente fedele al manga. Hanno tagliato soltanto una sono. E hanno scena, tolto le però parti dove non non era ci una sono. scena importante. Sì, mi ricordo che me l'hai fatto notare te che non c'era questa scena perché io non me la ricordavo nemmeno. Quella in cui due bulli cercavano di rubare la spada a Tatsumi e lui li sconfiggeva tipo senza nemmeno farlo vedere nel fumetto.
La vignetta dopo erano annientati. Ma che sa la gente di questa città? Poi una Noi parliamo cosa che non mi è piaciuta, sai qual è? È presente di... l'introduzione. Qual è? Quella prima, mi sembra che sì, è prima della sigla quando... Ah sì, quando dicono quei malvagi che nemmeno in cielo possono giudicare. Sì, Noi li... quella. Non mi è piaciuto che facessero vedere Tatsumi insieme ai Knight Rider. Perché ti spoilera il fatto che i Knight Rider non sono malvagi. Ma guarda, uno ci pensava proprio che i malvagi potevano essere i malvagi Knight Rider, guarda. Cioè, Guarda, quindi quando ho il letto il coso si manga. chiama Akame. Quando ho letto il manga la prima volta, io non pensavo che fossero i buoni. Cioè, avevo il dubbio. Cioè, io pensavo, o sono i buoni, e quindi sono davvero malvagi, oppure in realtà sono buoni. Oppure. Sto incasinando cose. O sono i buoni i Knight Rider, e sono malvagi in maniera, diciamo, particolare. Antiroesco. Sono antieroi, diciamo. Oppure. Sono davvero malvagi e si chiama Akame ga Kill perché Tatsumi per qualche motivo cercherà Akame per sconfiggerla. Magari per vendicare la ragazza che l'aveva aiutato, o cose del genere, o per altri motivi. E invece no, E invece proprio. no, in Ma realtà la tra l'altro, questa è una ragazza cosa. era un asshole. È un Tra ragionamento che si l'altro... può fare con il manga, ma non con l'anime, perché la sigla stessa, a parte tutti gli spoiler che sono compagni. Anche la sigla, è vero. Io infatti... Una cosa che avrebbero potuto fare, che era molto buona, era usare un metodo che usavano alcuni anime anni fa, che nel primo episodio non mettono la sigla. La mettono dal secondo in poi, Aspetta, appunto... mi pare che anche nell'anime d'attacco dei giganti episodio non c'era la sigla, l'hanno messo dal secondo. Poi se mi Cavolo, hanno fatto confondo. una cosa positiva, una rispetto a 100, va bene. Comunque... Perché si vede che Gerak è un fan d'attacco dei giganti. Ha No, tutte le immagino coreografie. quanto. Cos'è che dovevo dire? Me lo sono scordato. Ah, sì. Hai presente la frase che dice la ragazza a un certo punto? Ce ne sono bestiame. No, no, ma che... Quello, vabbè. La frase, sono convinta che li rivedrai presto. Quando parlano gli Ah, sì, amici di quella è Tatsumi. proprio. Quella, Ma io la tipo, trovo la prima personale. volta che guardi l'episodio, che leggi il capitolo, non noti quella frase. Pensi che è una frase così per consolarlo. Ma una volta che te lo riguardi, capisci che... La seconda volta. Come voi dovrete fare, riguardatelo dopo che di questo video per poi venirci a lamentare che non abbiamo detto le cose nei commenti. Fatelo. Probabilmente. È parecchio cattiva quella frase. Ma perché il personaggio in sé è fighissimo, è cattivo, è bello, non doveva morire subito, poteva essere il best villain. Ma peccato, non c'è subito. Non proprio. È Non proprio, figa! soprattutto con quella faccia. Ma la faccia non dirmi niente, la faccia è bellissima. A me non piace la faccia che fa quando, diciamo, si mette a urlare e tipo impazzisce. Non mi piace nemmeno nel manga, perché è tipo super esagerata. Invece la trovo fantastica. Hai presente April May di Phoenix Wright? Sì? Quando si arrabbia mostra la vera faccia. Ecco. Mi è venuto in Ma lì è la mente sua lei. Che espressione arrabbiata. Lì è proprio super è distorta. spaventosa. E vabbè, una versione super distorta di April May. Quando si arrabbia non solo cambia espressione, ma cambia proprio... Diventa più carino. Poi, tornando indietro, perché siamo passati praticamente alla fine dell'episodio. La presentazione dei personaggi. Tatsumi lo Che entra in presenta scena come uccidendo manga. un drago di terra. Cioè arriva uccidendo un... Ok, perfetto. Cioè, Chiamato Dragon anche Slayer, Aragosta. fatevi da parte Dragon Slayer proprio. Poi, gli dicono subito che la capitale non è un bel posto. Cacchio quanto avevano ragione quei due tizi. Chissà se sono ancora vivi. No, sono stati uccisi di sicuro. Nah. L'avrebbero fatto vedere. Comunque. Sì, così importanti da farlo vedere. Certe volte in Akame ga Kill fanno vedere delle... No, non posso dirlo perché spoiler di puntate che ancora non hanno fatto, dannazione. Te lo dico dopo. Poi, la scena in cui lui cerca di arruolarsi è abbastanza divertente. Mi piace come l'hanno buttato fuori. Mi piace tipo che si fa fregare. Cioè, non è una cosa buona che si fa fregare così facilmente da Leone.
Però è tipo, fa vedere che è super ingenuo, Ma soprattutto chi non si all'inizio. farebbe fregare da Leone? Come dice anche Tatsumi, quelle tette, cioè quella donna No. maledetta. Uno scemo si farebbe fregare in quel modo, cioè, dammi tutti i tuoi soldi e io ti faccio arruolare nell'esercito. Li prende? Ok, aspettami qui. Dopo, tipo, passano le ore, la locanda deve chiudere. No, sto aspettando una persona. Guarda che ti ha fregato. E ci rimane scioccato. Grazie. Ok, che vieni da un villaggio di campagna. Quindi, diciamo, è più o meno comprensibile. Perché nessuno frega nessuno nel suo Ma è villaggio. scemo comunque. Non è scemo, è ingenuo. E poi devi ammettere che più avanti migliora. Tipo da quel Sì, punto a di vista. livello di intelligenza almeno, a livello di piacermi no, peggiore. A me piace un sacco Tatsumi. Vabbè, è questione di gusti. Poi. Leone, la sua presentazione è bella anche lei perché è proprio. Invece Sì, mi il piace fatto come è che non stata si disegnata. prima come si dice, poi come è tripe, eh. Mi piace come è stata disegnata, anche la sua doppiatrice è molto brava e la voce adatta. Poi lui viene accolto, diciamo, in casa di alcuni nobili, perché la figlia di questi nobili passa con la carrozza, lo raccoglie perché gli fa L'hanno visto pietà, l'episodio, tra molte l'hanno visto. virgolette gli fa pietà. Che in realtà vuol dire non ne fa pietà per niente, vuole torturarlo e Sì. Mai fidarsi delle persone in Akame ga Kill, mai. ucciderlo. E Ma fidarsi delle vabbè, persone di troppo alcune gentili. persone si ci può fidare. Ma di base, se qualcuno si dimostra subito gentile con te, a meno che quel qualcuno non abbia una maschera che gli copre completamente il volto, scappa. Poi. Mi Poi piace. Oh, lo sai che c'è la musica da shopping in Akame ga non Kill? so, tutte le scene di shopping c'è la musica da shopping. Sì, hanno messo quella Yeah. musica. Non so se la useranno anche. Forse la musica da relax, diciamo. Gli dicono subito che la città non è governata davvero dall'imperatore, ma dal primo E ministro. soprattutto fanno capire subito chi è il cattivo con l'obiettivo finale dal primo episodio, fin dall'inizio. Non proprio. Più o meno. Fanno capire chi è che ha rovinato la città, in pratica. Però l'obiettivo lo si scopre dal secondo episodio in poi. E non avremmo dovuto dire sta cosa perché è spoiler del secondo episodio. È un problema. È finta che non abbiamo detto. Ok. Ok, abbiamo fatto una piccola pausa. E allora, eravamo arrivati al punto in cui iniziava Sì, l'attacco abbiamo dei detto Knight il leone Rider, figa. più o meno. Sì, eravamo lì. Allora, lì inizia la parte what the fuck di Akame ga Kill. Perché sinceramente, quando io ho iniziato a leggere il manga e ho letto il primo capitolo, dall'inizio mi sembrava un anime barra manga più o meno normale. E lì, tipo, la prima scena che si vede è una che viene tagliata a metà. Da una forbice con un panda sopra. Sì, è un'arma strana quella di Scare. È l'arma perfetta. È l'arma di Giovanni Musashi. Teoricamente è un'ottima arma. Perché poi svelano qual è. Il suo Dico di. effetto. Sì. La sua abilità. Ne parleremo dopo perché è sempre roba di altri episodi. E comunque ci viene da metà così con gentilezza e dice: eh? Cosa è successo? Quanto sta a mezz'aria? Perché non se ne rende nemmeno conto di quello che succede. Ehi, ma sono morta. Ops. Poi. Tatsumi si E quello è accorge fatto. subito che ci sono i Knight Rider. E mi piace la Perché ha scena di senso. presentazione che fanno. La luna Tutti rossa dietro e loro tutti sui sui fili. E fili. Tutti sui film. poi c'è il primo piano di ognuno. E a parte Raba, sono tutti cattivissimi di faccia. Raba è l'unico che sorride. O meno, Gli altri sorride in modo sembrano proprio benevolo. i cattivi, sembra il gruppo dei cattivi sembra. Sì, ed è fatto apposta per farti credere che siano cattivi. Poi. Le tre guardie che vengono uccise. Una viene uccisa da Akame, una da Pratt e una da Main. Il combattimento è durato poco, però vabbè, è normalissimo, erano guardie random. Poi.
Scap uccide il leone, uccide il padre della ragazza. Main uccide un fuggitivo con la Sì, coda da cecchino, questo l'avevo detto. dimostrando la sua precisione. Beh, non è che servisse chissà che precisione. Il momento in cui Main dimostra quanto è precisa lo fa nel È terzo più avanti. episodio. E più avanti. L'unico che non uccide nessuno, che ci penso, è Raba, poverino. Raba non è uno che uccide così. Dovrà aspettare più avanti. Era lì più che altro per fare la scena figa dei fili, se ci pensi, perché non ha fatto altro in quella missione. Era lì per. Se qualcuno ci stesse prendendo con la In telecamera realtà adesso. il capo dei Raider c'era in quella missione. Era lì con la macchina fotografica che faceva una foto alla scena. Ha fatto: bravi ragazzi, ottimo. Questa la pubblichiamo domani sul giornale. Ottima coreografia. Poi. E effettivamente, quando Leone uccide il padre della ragazza, sembra davvero Sembra malvagia. cattiva. Anche se è abbastanza facile capire che Leone è la stessa ragazza con cui ha parlato Tatsumi. Non è facile, è facilissimo. Cioè, Cioè, l'unica guardi cosa acqua che ti può e ferro, mettere in guarda. dubbio è che hai i capelli più lunghi, ma molto più lunghi. Quindi tu dici, sul momento non capisci bene che cosa. Magari tipo può anche essere una che gli somiglia La parecchio. criniera. Poi Sorella gemella. Che c'è il combattimento tra Tatsumi e Akame. quello è figo. Sì, dura pochissimo, ma è normale che duri pochissimo perché tipo il dislivello di forza tra Tatsumi e Akame nel manga è tipo Epico, è enorme. proprio È incolmabile, cioè Akame lo gigantesco. guarda e lo uccide. E Tatsumi si è salvato per pura fortuna, perché aveva il coso davanti al cuore che ha bloccato il fendente. Infatti, una roba proprio da film. La Sì, Bibbia che ferma la è pallotta al abbastanza da cuore. film questa cosa, effettivamente. Ah, oh, meno male, la Bibbia ha parlato la pallotta diretta al E cuore. la Il seconda. Corano ha E parlato quella diretta al fegato. poi, se ci pensi, questa cosa l'aveva salvato da quel colpo. Ok. Ma se lui non avesse incontrato Leone e non si fosse fatto fregare da lei, sarebbe morto subito dopo, perché Akame lo uccideva comunque. E invece Leone blocca Akame e gli dice: no, aspetta, Quindi è ho un debito doppiamente con questo fortunato. ragazzo. Proprio un culo incredibile. Eh sì, ha avuto fortuna nella E sfortuna. Poi quando poi tipo rivelano vabbè. la scena, allora, quando Leone apre il magazzino e dentro ci sono cadaveri appesi, gente nelle gabbie, Gente torturata, sì, pezzi, torturata. pezzi in Perché giro. nell'anime non lo fanno vedere, ma a Saio mi sembra che gli avevano anche staccato una gamba, che era Sì, appesa lì. infatti, Mi l'ho sembra che messa non si male. vede. Mi piace lo stile con cui hanno reso le scene più cruente. Diciamo, è stato un Che sono modo per farle magistrali. e allo stesso tempo renderle un po' meno traumatizzanti, diciamo così. Diciamo non farsi rompere le scatole dalla censura. Un Sì. modo per non passare. Vabbè. Che Io tra l'altro è lo stesso sinceramente. metodo che usano anche per fare la faccia di Aria, l'effetto speciale. Perché siccome l'effetto speciale per fare la faccia di Aria era troppo complicato, hanno dovuto usare la margine ferma. Sì, quella è anche una cosa che non mi è piaciuta, però. Una cosa, io quando ho letto il capitolo, il primo capitolo di Akame ga Kill, non sapevo com'era. Sinceramente ci sono rimasto proprio. Cioè, mi ha lasciato a bocca aperta il fatto che ci fossero i suoi due amici lì. Una era già morta e l'altro stava morendo praticamente. Perché io a un certo punto avevo l'idea, o i cattivi sono i Knight Rider o sono sti tizi. Sta famiglia. Perché anche in altri manga che ho letto, più o meno succedeva la stessa cosa. Cioè che i buoni sembravano i cattivi e cose del genere. E viceversa. Oppure Però non ti tipo. aspettavi la scena di proprio. No, mi aspettavo un certo. Quando ha iniziato a fare il discorso, ho detto: ok, i cattivi sono loro. Ha aperto la porta. Ok, i cattivi sono loro. Si è vista la sua amica. Oh shit. Io ci sono rimasto. Io non pensavo sarebbero morti lì. Io già di più lo pensavo invece. Boh. Io non Sarà ho perché ho visto tantissimo roba intuito. leggermente. Non ho tantissimo intuito in queste cose, però mi piace di non avere intuito perché mi godo molto di più certe scene.
perché non me l'aspetto e mi sorprendono al punto giusto. Io intuito quando, solo quando voglio, a quanto pare, perché a volte cose che sembrano ovvie ad altri a me non lo erano. Tipo l'unico che non ha capito chi era il Zeno Femmina finché non l'ho detto chiaramente, a No, quanto nemmeno pare, io nel l'avevo mondo. capito, ma comunque non stiamo parlando di quello. Che non vuoi parlare, faccio questo che non vuoi parlarne. Lo so. Mi piace il fatto che Tatsumi uccide la ragazza. Perché di solito un protagonista non l'avrebbe uccisa. Invece lui va e senza esitazione la uccide. Forse dovevano farlo leggermente più inaspettato, però. Cioè, perché si vede la scena, tipo, in cui lui va verso di lei e mette mano alla spada. Si capisce che vuole ucciderla. Se la facevano in modo che sembrava ancora più inaspettato, forse per me era meglio. Stiamo guardando il capello adesso, il pelo Sì, lo nell'uovo. so, non è proprio un difetto. Per niente. E diciamo come avrei voluto che l'avessero fatto, però va benissimo già come è stato fatto così. Cioè, non ci si può lamentare. Poi lo portano via. Yatsu muore, mi è dispiaciuto un sacco perché Yatsu è Black Star, non si può dire di no, è Black Star più debole, purtroppo, perché se no È la versione del cambio di Achille Black Star. sì, non l'avrebbero catturato, se no. E poi niente, finisce l'episodio con loro che portano via Tatsumi come nuovo membro dei Knight Rider. Portano via, rapiscono, perché lui non vuole venire con loro, lo costringono praticamente. Tranquilli, basterà chiamarla adozione, andrà tutto bene, non sarà più sequestro di persona. Già. Poi l'ultima cosa di cui dobbiamo parlare penso che sia l'ending, che ce ne siamo dimenticati di parlarne A durante il me momento. piace, a te te la menti sempre di Stanley. Non mi piace. Allora, di solito a me in generale non piacciono le ending perché sono. Ci mettono musica che non mi piace. Mi piace qualcuno di Fairy Tail, ma giusto perché, boh, mi piace la musica. Ma a me non piace il fatto che non ci sia Tatsumi. Cioè, ok. Nell'opening c'è, ma c'è come. Quasi come se fosse un personaggio secondario. E nell'ending non c'è proprio. Mi dà un po' fastidio la Mi cosa. vogliono spiegare che lui è un personaggio secondario, lascia Ma non è perdere. un personaggio secondario, è il protagonista. Va bene. Penso che abbiamo finito, Rumpel. C'è ancora qualcosa che vuoi dire sull'episodio? No, mi pare. Ok, allora terminiamo qui questo Voglio video. solo dire un'ultima cosa a chi, ai tuoi scritti immaginari. Se qualcuno di voi, cioè, io ci scommetto quello che volete, che almeno il 50% di voi, dopo qualche episodio dell'anime, inizierà a leggere il manga direttamente, perché non ce la farà più ad aspettare che arriva il prossimo episodio e così via. Perché è matematico, accadrà, io lo so già, l'ho vissuto. No, in realtà no. Però, accadrà. Noi abbiamo già letto direttamente il manga perché al tempo non c'era l'anime. Perché quindi è una cosa che non vuoi aspettare, vuoi sapere subito come va avanti. Già. Tipo il capitolo 50. Tu non sai quanto ero lì a fare. No! Devo aspettare un mese per il 51! No! Era una cosa assurda. Vabbè. Faremo la recensione di ogni episodio. Siamo un po' indietro perché effettivamente è uscito il quarto episodio finora e domani esce il quinto, quindi dovremmo recuperare. Ma vabbè, ci riusciremo, tanto ne esce una settimana e il tempo c'è. Tanto abbiamo tempo da sprecare. Appunto. Comunque, terminiamo qui questo video e ciao a tutti. Ciao.